Non sussiste l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, così i giudici della Corte d'Appello di Catanzaro scrivono nelle motivazioni della sentenza con cui hanno ridotto le pene per gli imputati del processo Black Windows, l'inchiesta della DDA di Catanzaro sul tentato omicidio di Giovanni Nesci e del fratello dodicenne affetto dalla sindrome di Down commesso il 28 luglio 2017. Già nel maggio 2023 la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza dei giudici di secondo grado nella parte relativa all'aggravante mafiosa. A giugno, al termine del secondo processo d'appello, la Corte aveva così rideterminato le pene. Rosa Inzillo di Sorianello 4 anni, 2 mesi di reclusione, invece di 5 anni, 8 mesi e 9.000 euro di multa. Viola Inzillo, residente a Gerocarne, 4 anni, 6 mesi di reclusione e 7.800 euro di multa. Prima, 6 anni e 10.300 euro di multa. Michele Nardo di Sorianello, 4 anni, 4 mesi di reclusione e 7.000 euro di multa, prima 5 anni e 8 mesi e 9.000 euro di multa. Teresa Inzillo di Gerocarne, 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, prima 2 anni e 4.000 euro di multa. Ferdinando Bartone di Gerocarne, 2 anni e 8 mesi, prima 4 anni. Salvatore Emanuele di Gerocarne, 2 anni e 8 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, prima 4 anni. Maria Rosaria Battaglia di Sorianello, 5 mesi, 10 giorni e 1.300 euro di multa con pena sospesa, prima 10 mesi, 20 giorni e 4.000 euro di multa.